Calpi, dobbiamo nasconderci. Calpi, non ci abbiamo qua. No, Calpi, vieni qui, ti faccio vedere un posto segreto che però non devi assolutamente dire a Ferro, perché va questa mappa non ci sta ascoltando comunque. No, no, infatti. Ferro, ascolta, tu per favore tappati le orecchie. Ti stai tappando le orecchie. Ferro, non ti vedo, ti stai tappando le orecchie. Io mi vedo invece, cioè non mi vedo neanch'io. Ferro, effettivamente non è che serva che ti tappi le orecchie, perché già il cerume ce n'è in abbondanza. Vero? No, 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 Calpi, vieni qui. Calpi, hai sbagliato, ma porca miseria, ragazzi. Calpi, certo che veramente no, è veramente un giocherellone. È possibile che entra nella casa e già inizia a far casino? Ma non dovevi fare questo. Fai, torna, torna nella lab, torna nella lobby. Scusate, in quale casa? Se no, posso no, no, nessuna, no, 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 Ferro, ma che casa? Stavo dicendo fattoria. Sì, infatti, stavo parlando di un ristorante, evidentemente. Sì, sì. Chiaramente di un ristorante. Allora, vedi, Calpi, questa libreria, la vedi? Che cosa ci sarà? Vedi, non lo so, non è che ci sei entrato 30 secondi fa per oddio, che scoperta! Sei proprio un pirla, ragazzi, qui dentro, Calpi, te non hai idea di che cosa ci sia. Allora, sì, questa cosa. Abbiamo, aspetta un attimo che dobbiamo un attimino mandare Ferro. Ecco fatto, fantastico. Ragazzi, Ferro non ci sente più, quindi possiamo nasconderci in pace e tranquillità. Allora, Calpi, qua dentro c'è una stanza in cui possiamo... Ma è pieno di cose strane. È pieno! Qua dentro c'è una stanza in cui possiamo cambiarci di costume, quindi, per esempio, potrei mettere una cosa totalmente verde, tipo io totalmente cactus. Gialla, tipo. Perché totalmente gialla? Maximum. Ma per quale motivo, Calpi? Non ha senso. Mi mimetizzo col grano. Ma come? Vabbè, ok, più o meno con quel piccone che c'è in mano non so quanto tu possa mimetizzarti. Poi abbiamo l'oggetto Matic, che serve per diventare un oggetto in tutti gli oggetti vari. E Calpi, ma poi cosa sono queste cose? Calpi, perché sei sotto terra? Calpi, vieni qui, entra nella stanza, weapons. Ah, ok, c'è una stanza piena di armi e guarda qua dentro, c'è di tutto. Aspetta, c'è, non riesco tutto. Abbiamo la bomba, abbiamo lo spazio, abbiamo... Ok, però tutte queste cose non dobbiamo dirle a Ferro. Calpi, come ci sei finito lì dentro? Ma che cavolo ne so io? Calpi, cosa stai facendo? Oh, ma che cavolo? Possiamo eliminare Ferro? Possiamo ucciderlo? No, 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 fermo. Questa cosa non possiamo farla perché ci scopriremo immediatamente. Guarda, guarda questo. Possiamo volare. Calpi, qui abbiamo 10.000. Va bene, ma questa è una cosa incredibile. Possiamo andare sopra la mappa. Questa è una cosa che faremo nel round successivo. Ma volevo dire... Niente. Calpi, esci da qui. Voglio dire un attimino perché qui abbiamo un'altra cosa. Axe. Above, ah no, ok, qui ci siamo appena entrati. Le axe le abbiamo viste, quindi ci manca solamente questa cosa. Ma perché c'è la tua skin qua dentro, Calpi? Non lo so. Calpi, che ci fai là dentro? Esci fuori. Calpi, perché sei così serio? Vabbè, via, c'hai quasi la faccia seria qua dentro. Vabbè, comunque, ma sono bello tosto, Io direi che siamo pronti. Possiamo andare effettivamente a nasconderci. Sì, anche se, beh, direi che con i nostri superpoteri non sarà difficoltoso. Richiudiamo qua dentro per non lasciare tracce e che il nascondino abbia inizio. Signor Ferro, buongiorno. Ma sì, stavi già cercando. Io sto arrivando ora. Ma ragazzi, come stai arrivando? No. Calpi veloce. Calpi, troviamo un nascondiglio immediatamente. Io l'ho già trovato. Calpi, ma tu già ti sei disguisato. Volevo dire, tu, Calpi, hai già mangiato il cornetto alla Nutella. Arrivo, sto arrivando. Come sta arrivando? Mannaggia lui. Ragazzi, io devo trovare un nascondino alla svelta proprio. Questo è perfetto. Sì. Qui sarò introvabile. Aspetta un attimo, che magari mi stabilizzo. Let's go. Ok, Ferro, hai 3 indizi a disposizione. Come al solito, che il nascondino abbia inizio. Ok, 7 minuti per cercarci, Ok, siete entrambi nella fattoria rossa, giusto? Potrebbe fattoria essere fattoria rossa. Per quale motivo dovrebbe essere? Vabbè, ma mi ha già scavato. Ma non è giusto, Calpi, questa sei cosa. Più birla. Aiuto! Calpi, aiuto! Ma quanta vita avete? Oh! Ma no, ma è proprio il re dei più. Ma ha una bruttissima mira, non riesce ma io ti ho detto che quella skin non era giusta, è Calpi. È incredibile, non riesce a beccarmi, Ferro. No, ragazzi, veramente una cosa ridicola. Sto vedendo. No, ragazzi, fermi, ma sto vedendo. La vita è infinita, imbecilli. Ma come vita infinita? Calpi, cosa vuol dire la vita infinita? Non lo so di cosa stia parlando. Raga, ha la vita infinita, Calpi. Ferro, che cosa stai dicendo? Ma se non lo hitti, come pretendi che lui abbia la vita infinita? È incredibile. Cioè, ragazzi, Ferro mizza qualsiasi colpo che spara. Ma non è vero! E poi dice, la vita infinita. Sì, certo, vita infinita. Calpi, ti vuoi levare dalle scatole? Grazie. Calpi, vai via! Calpi, levati! Immediatamente, vai immediatamente via da questo posto, ok? Ma Ferro, c'è stata una... Comunque non c'è... Calpi l'ho trovato, Ma sì, ok, però non hai ucciso. Guarda che l'obiettivo è uccidere le persone. Sì, ma non posso ucciderlo, Ferro, te l'ho appena detto. Hai 3 indizi a disposizione, signor Ferro, quindi ricordati di utilizzarli, perché effettivamente... Sei nella mansion. Ma no, non è che puoi chiedermi dove sono. Cioè, quello non è un indizio, scusa un attimo. Ma adesso okay. È una cosa un po' più semplice. Sei un pezzo di legno? No, non sono un pezzo di legno, hai già sprecato un indizio per questa domanda incredibilmente ridicola. Ti posso dire un indizio io? Vai. Chiedigli se è per caso una cosa con delle ruote. No, vabbè, Calpi, te sei proprio un imbecille. Sei
sei una cosa con delle ruote? No, non sono una cosa con delle ruote al momento. Perché Calpi... devi dire cavolate? Ma perché non sono più una cosa con le ruote? Dici, sei giallo, dici. Ma vai, vai, allora, vai stufato giallo? No, non sono giallo. Ma ho capito, ragazzi, Calpi, ma Calpi, tu remi contro, cioè nel senso stai andando contro la mia tanto è difficile idea che ti uccida. Sì, sì, non direi che è abbastanza come... cosa, Calpi? Non ho detto nulla. Ma Ferro, tu hai per caso percepito qualche notizia dalla bocca di Calpi? Allora, zitti un attimo, per favore. Sì, sì, stiamo tutti muti, incredibilmente silenziosi, Calpi. Quando vuoi fermarti... Perché non va il ping tra gli oggetti, ragazzi? Non va nulla. Sei tu che sei a 47 km di distanza, non è il ping che non funziona. Allora, dove siete? Va bene. Ho capito, questo non è un indizio, Ferro. Ti sembrano di dito, è una cosa. Tu devi chiedere come indizio una cosa un po' più soft, una cosa che. Siete vicino a un laghetto? Non siamo vicino a un laghetto. Se consideri l'erba un laghetto, allora siamo vicino a un laghetto. Diciamo che sei in un oceano. Se sì, stiamo sì giocando a fuoco. Allora, sì, va bene, facciamo così: acqua e fuoco, anche perché Ferro, ti dico solo che ti mancano più o meno 4 minuti per trovarci. Quindi. No, raga, però non ci siete. Ma come fuoco? Non ci siamo? Ok, cioè, allora, ditemi, Calpi, tra un minuto. Calpi, tra un minuto siamo obbligati a muoverci e a disguidare. Quindi, okay, vabbè. Per 15 secondi siamo obbligati a muoverci da dove siamo, de disvisarci, quindi de nasconderci dall'oggetto in cui siamo nascosti. No, ragazzi, non esistete voi in questa mappa. Ma cosa stai dicendo? Che sei dall'altro lato. Io ti posso dire che ti sto vedendo in questo momento. Ti sto vedendo e te lo giuro. Ma anch'io, tantissimo. Sei un leprotto molto rapido che si sta muovendo in continuazione, ma ti dico solo che sei in un oceano atlantico proprio. Cioè, allora, sto andando nella giusta direzione. No, perché ti ho perso di vista completamente, quindi non ho idea di dove tu sei. Ora sto andando nella giusta direzione. Ma non ti vedo più, non lo so. Sto sparando. Ok, ora ti vedo. Perfetto. Ora sto andando nella giusta direzione? Sì, potresti essere nella giusta direzione. Come potresti? Potresti, io no, dai. Non potrei. Vabbè, in sì, un okay, angolo sei di nella 180 giusta gradi comunque. Ma come in un angolo di 180 gradi, Calpi? Questo qui non mi sembra un grande inizio. Potresti sì, è del piano entrato, terra? Potresti essere non entrato in casa nostra. Calpi, Dennis, per 15 secondi. 1, 2, ma non ci siete. 4, 5, Calpi, levati. 6, scusa, 7, 8, 9, 10. No, 11, ragazzi, non vanno i ping. 12, ma non va sta mappa. 13, 14, 15. Let's go. No, ragazzi, no, let's go, scusate, let's go, non va sta mappa. Vabbè, ma quanto sono gigantesco. Ok, ok, ok. Era successa una cosa incredibile. Ero diventato gigantesco per qualche secondo. Non no, so, raga, ve lo giuro, io sta mappa non va. Ma se tu sei a 47 km di distanza, come pretendi che funzioni? Ma mi hai appena detto che siete in questa casa. Ma no, non l'abbiamo mai detto. No, tu non ci hai chiesto un indizio, posso dirti qualsiasi cavolata. Allora, sono nella casa giusta? No. No, no. Beh, se non ci hai trovato e non sentivi ping, direi che okay, non ok, sto andando nella giusta direzione? Dove sei? Dove sei? Sto sparando. Ah no, ok. Oh, no, no, al contrario, ferro, a sinistra, acqua. Ok, ok, bravissimo, Ferro. Comunque, ragazzi, no, sta cosa non è giusta. Voi siete in cielo? Siamo in cielo. Non siamo degli uccelli, Ferro. Come fate a vedermi Ferro, sempre? Ma mai scambiato per un pinguino, per caso? Scusa, vabbè, no, i pinguini non vuoi. Oh, sei molto vicino, fuoco. Oh, ecco, sento gli spari di Ferro. Veramente. Attenzione, boom, boom, boom. Si stanno avvicinando. Oh. Ferro, hai solo 2 minuti per trovarci, te lo dico, eh. Sono i 2 minuti per trovarci. Disboscamento. No, ma che disboscamento? Ma non hai capito. Non è che scegli te il disboscamento. Hai capito, insomma. Calpi, ma tu la. Ok, abbiamo coperto il ping, perfetto. Ferro, quando vuoi puoi trovarci, Ma non esistete. Ferro, è un pirla. Ragazzi, so. Ferro veramente è il peggior trovatore di nascondino che zitti, abbia mai. Zitti un attimo. Supporta, è una cosa veramente pazzesca. Ok, ora li hai sentiti ping per forza. Ma per forza, sei in mezzo a noi due. Oddio, ragazzi, ma esci da sta cosa. Calpi, ho capito, vuoi dirgli dove siamo? Cioè, ma tanto anche se ci trova non ci come non coincido? Oh! Non lo so. Oh! Ragazzi! Alla rebaggio, sì! No, no, raga, mi state trollando. Veramente il più scarso trovatore di gente che abbia perché mai c'hai visto. C'hai una minigun, scusa. Io una minigun, ma dove l'hai vista? Scusa. Ma io non ce l'ho questa cosa. Ma io non ho nessuna minigun, perdonami. No, raga, comunque vietato, Capson, serio. Vietato cosa? Io ho istato con il pompo, vi ho sparato, vi ho fatto 110. Non sa di che cosa sta parlando. Ragazzi, mi spiegate il motivo per cui io sto spawnando? Ragazzi, che cosa sta succedendo in questo momento? Io sono in cielo, Io sto vedendo tutto dall'alto e pure vedo io anche il sederino di Calpi. Mamma mia, no, brutto spettacolo, brutto spettacolo. Eccoci. Okay, posso cercarvi? Let's go, 3, 2, come 3, 1, 1, iniziate a nascondervi. Io conto 1, 63, Ferro, seguimi. 92,
153.000. Ma qualche problema con i numeri, A scuola mi hanno insegnato così, ragazzi. Io non ci posso fare. Insegnato male. Ma la mia professoressa di matematica non è che fosse così brava, sinceramente. Ma io posso spiarvi. Posso spiarvi di brutto. No, no. Ma dove siete? Ma no, non si può spiare. Io non l'ho mica fatto prima. Non potete recarvi. Non potete andare lì. No, non potete mica imbrogliare come ho fatto io. Volevo dire. Dai, vabbè, ragazzi, ma Calpi sta scherzando. Ma io ho insegnato a imbrogliare a Calpi. Ora lui lo sta insegnando a ferro. Ma è un giro di imbrogliamento questa mappa. Ma una cosa incredibile, ragazzi. Ragazzi, il cancello delle porte divine si è aperto. Posso venire a cercarvi? Vai, vieni. Non mostrate i sederi, per favore, Calpi, soprattutto perché veramente prima un bruttissimo spettacolo. Ah, ma lo sai che potrei essere in cielo? Ma come potresti essere in cielo? Ragazzi, la smettete di utilizzare le hack. Ma perdonatemi, come faccio? Vabbè, ok. Devo accedere anch'io allo stanzino segreto. Ma poi avete lasciato la porta aperta, ragazzi. Veramente due ladri incompetenti. Due cheater veramente, veramente scrausi. Di bassissimo livello. Allora, ragazzi, vi dico solo. Ma non puoi usarle pure tu, scusa. Vi dico solo che ho la flight. Ok, volevo dire niente. Pure io. Assolutamente. Ma io posso killarvi con il tastino, raga. Ma perché vi devo cercare? Scusate. No, c'è non tastino, usarlo. C'è non il tastino, uccide la gente. Posso direttamente killarvi in questo modo. Allora, iniziamo a cercare. Piccolo indizio da parte di Calpi. Calpi, che forma ha il tuo oggetto? È azzurro ed è immenso, diciamo. È azzurro, ma Calpi sei nel cielo? Sì. Calpi, non puoi essere nascosto nel cielo. No? Ma sì. Perdonatemi, ragazzi, ma come faccio a trovarvi se siete nascosti nel cielo? Vabbè, non è che sono dall'altra. Eccolo! Io, ragazzi, eccolo, sto vedendo una scena bellissima. No! Perfetto, ok. Calpi, Calpi l'abbiamo già trovato. Molto semplice. Ora manca il mio amichetto Ferro. Cioè, amichetto per modo di dire, però insomma, manca Ferro, ecco. Ferro, dammi qualche consiglio sulla tua posizione. Acqua fuoco, facciamo. Vola in cielo, che ti posso vedere. Come vola in cielo? Ferro, sto volando! Jack! Ok, dritto. Dimmi. No, allora acqua. Vabbè, acqua. Ok, ragazzi, facciamo così. Basta utilizzare cheat, che diciamo che questa cosa sta andando un po' troppo oltre. Allora, io potrei cercarti sotto forma di tavolino, giusto per, non so, magari assomigliarti. Allora, che faccio forma parte di un oggetto? Tavolo. Come fai parte di un tavolo? Ma non sono un tavolo. Vabbè, non ci credo, ho già trovato Ferro. Non ci credo. Non è vero. È qui per forza. È qui per forza, ragazzi, ho sentito il ping. Ma non è fermi, vero. Fa parte di un tavolo e la sedia. È per forza la sedia. È il divano. Ma chi è che metterebbe un divano? Ok, no, il divano forse c'era già veramente. Ferro, sei qua dentro, eh. Ferro, sei per forza qua dentro. Ho sentito non il ping. Non è vero. Ah, no, ma il ping ero me stesso che l'ho travestito da tavolo. Vabbè, non ci posso credere, ragazzi. Veramente. Sono un cercatore veramente incompetente. Comunque, allora, Ferro, dimmi dove sei nascosto. Diciamo sono. Tu dove sei? Beh, se non mi vedi direi che non è un buon inizio. Allora facciamo okay, così sì, Io inizio a muovermi in giro per la mappa. Tu dimmi se mi vedi. Anzi okay. Dai, dammi un indizio di tua spontanea volontà. Basta che sia un indizio non troppo semplice e non troppo difficile. Ok, stai andando nella posizione quasi corretta. Ok, quasi corretta, quindi vuol dire che devo girarmi qui se... Non ce n'erano quattro di sti cosi. Non ce n'erano mai quattro. Non ce n'erano... Ah no, ce n'erano quattro. Sì, purtroppo ce n'erano quattro, mi spiace. No, sì, ok, ce n'erano quattro, perfetto. Volevo dire... Ok. Cambiamo argomento. Allora, Ferro, dimmi più o meno l'oggetto... Cioè, se l'oggetto in cui ti sei trasformato è grande oppure piccolo. Allora, molto piccolo. Che cavolo, molto piccolo. Mannaggia. Ma sono su un tetto. Sei sul tetto di una casa? Sì. Ok, e potrebbe essere la casa in cui sono ora. Non penso. Potrebbe nettamente essere la casa in cui sono. Ti ripeto, ora. Non penso. Ora, il vero problema è come ci sei salito te sul tetto. Ma non c'è nessun ping, eh? No, infatti, no, il problema è che sto cercando di capire come lui possa essere sarà salito quest'altra. Sul tetto di una casa. Una casa barra capannone. Una casa barra capannone, ok. Tu saresti... Che non è sicuramente quello in cui stai andando, però va no, bene. No, vabbè, io sto cercando un capannone che abbia un modo per salire sul tetto. Ora, il problema è che non sto cercando... Guarda che c'è la flight. Ah, vero, hai ragione. E Ferro potrebbe essere benissimo. Non questo oggetto qui, Potrebbe essere benissimo. Secondo me. Ferro? Sì. Ferro? Quindi. Denoto un po' troppi cammini in questo capannone. Cosa? Denoto no, un po' troppi cammini. Vieni qui, Ferro. No, sì. Ma chi è il miglior trovatore di nascondino del secolo? Detto questo, raga, ormai si è stabilito chi è il più forte a nascondino. Senza proprio indugi, senza pertugi. Si è ragazzi, capito. È scusami, io guarda che ti ho beccato entrambi velocissimamente. Sì, certo, ho beccato entrambi velocissimamente. Più o meno per la velocità di un bradipo e una tartaruga che fanno un figlio insieme. Quindi la velocità del figlio è più o meno il risultato. Spieghi le dinamiche di questo figlio. Non
non lo so. Io vi ricordo, mi raccomando, codice Caprile con i soggetti per non perdere altri video simili. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao, ciao.